Sala stampa del Carrano nella post partita di Polisportiva Santa Maria Cilento-Gelbison. Prima di passare la parola ai colleghi per le domande, mister Ferullo, ti chiedo anche a te un'analisi, un'impressione di questa partita. Ma molto freddamente, abbiamo perso sicuramente contro una squadra forte e alla vigilia l'avevo detto. È chiaro che c'è il rammarico perché i loro due gol sono venuti su errori nostri individuali, quindi ancora una volta siamo qui a ridire lo stesso copione di una partita che forse in qualche occasione con un po' di fortuna avremmo potuto anche riaprirla. E mi riferisco al primo tempo con Maio e al dodicesimo con Persano, però evidentemente c'è poca cattiveria, dobbiamo metterne di più anche perché, vi ripeto, il nostro obiettivo è una salvezza e quindi la squadra che si deve salvare, penso che sia necessario e fondamentale avere più cattiveria. Mister, buonasera, Raffaele Piomerrone della città di Salerno. Commentare una partita simile mi rendo conto che non è semplice, tuttavia vorrei cercare di estrapolare quegli aspetti positivi che si sono visti, e tra questi forse si può anche annoverare l'ingresso, l'esordio di Maiese, classe 2004, che mi ha visto entrato anche bene in partita in corso. Può essere lui, perché no, con la sua spensieratezza, perché il ragazzo mi è parso anche molto spensierato, può essere lui con la sua spensieratezza il punto, uno dei punti da cui ripartire, ecco, già dalla prossima partita? Ma sicuramente i giovani tutti hanno dalla loro la spensieratezza. È chiaro che in partite del genere, come nel proseguo, saranno e dovranno essere gli over a prendere in mano la situazione, soprattutto nei momenti di difficoltà, e loro lo stanno facendo, ripeto. Quindi Maiese è entrato bene, come sono entrati bene tutti. Sicuramente sta lavorando da tanto tempo, è un'altra opportunità che ho per giocare casomai di punta o a tre punte, quindi ben vengono queste liete sorprese. Oggi, secondo lei, l'assenza di Gassama ha pesato? Se sì, quanto? No, l'assenza di Gassama non ha pesato perché, ripeto, non me ne voglia la Gelbison perché ha dimostrato di essere squadra forte e mestierante e ci ha puniti in due errori nostri individuali, ma poi la superiorità in campo non si è vista, quindi Gassama, è chiaro che se lo avevo un'opportunità in più, ma la squadra sia nel primo che nel secondo tempo si è comportata molto bene, quindi chi ha giocato al posto suo ha fatto bene, chi è subentrato ha fatto bene, ripeto, poi gli episodi bisogna avere cattiveria per portarseli dalla propria parte. Buonasera mister, se le chiedessero di rigiocarla di nuovo, cosa cambierebbe? Non cambierei nulla perché ero convinto e le decisioni sulla formazione sono in base ai 6 giorni settimanali. È chiaro che chi oggi vede la partita può dire avresti potuto far giocare Maiese di punta, per dire, e avere un centrocampista in più, ma al 90esimo. Maiese evidentemente durante la settimana è stato provato e non mi ha dato le giuste risposte. Giuste risposte nel fatto di scendere in campo da titolare. Chiaro che si è allenato bene e quindi l'ho valutato come calciatore subentrante, quindi le scelte non li giudico in base a quello che è il risultato finale, ma la prestazione, ripeto, il primo gol l'abbiamo preso su una pressione fatta benissimo dove la Gelbison ha rilanciato palla avanti ed era una partita che avevamo preparato e su quello abbiamo preso gol, quindi è la cattiveria che fa la differenza perché non c'è stato nessun errore tattico in quell'occasione. Abbiamo preparato la partita per pressarli, ci siamo riusciti. Infatti loro primo tempo soprattutto giocavano palla lunga. Secondo tempo penso che ho visto in campo solo una squadra, la nostra. È chiaro che abbiamo dei limiti, quindi la mole di gioco che abbiamo fatta non è stata prodotta poi in tiri in porta. Però gli episodi chiave, se riusciamo a pareggiare con Mai, oppure se al dodicesimo fa gol Persano, può darsi che vediamo un'altra partita. È chiaro, non è detto che la recuperiamo, può darsi che finisce 4-1 per la Gelbison, il calcio è questo. Però il rammarico è su questi episodi, diciamo. Grazie mister. Buonasera mister, mi dispiace per il risultato. Elio Granito, Salerno Sport 24, ci siamo sentiti di recente. Guardi, parlavate nelle scorse interviste anche di aspetto mentale e di coesione. Mi soffermerei un attimo sulla prestazione negativa, purtroppo, del portiere Tazza. Volevo chiedere se partite del se partite del genere possono o meno aiutare il ragazzo, seppur una partita davvero negativa la sua. Per la crescita.
sicuramente fa crescita, sicuramente il ragazzo va sostenuto, ma erano preventivabili gli errori. Stiamo parlando di un 2006 e colgo l'occasione per dirlo ai tifosi, perché io non voglio polemizzare, però la gente deve conoscere le settimane allenanti. Se io non facessi giocare Fezza, il secondo portiere sarebbe un 2006. Fezza rispetto all'altro portiere ha già 3 anni di ritiro e di, diciamo, allenamenti con la prima squadra. Quindi è inutile di lì sopra che lo beccano oppure giochiamo ancora con sto portiere. È stata una scelta societaria, quindi andiamo avanti in questo modo, a meno che la società non decide di fare altro. Quindi va sostenuto, va aiutato, ma purtroppo tanti hanno fatto gli errori in campo e il portiere, il problema è che il portiere quando sbaglia si nota, perché potrebbe prendersi gol, anche se Barone ha fatto un gran gol il secondo. La palla si è defilata sull'esterno, ha calciato scivolando, quindi vanno anche i meriti suoi. Però ripeto, se è stata fatta una scelta, la scelta va sostenuta a prescindere. È chiaro che gli dobbiamo stare vicini, perché purtroppo lui si sente questa sconfitta addosso, ma così non è, perché abbiamo avuto occasione per riaprirla, quindi la verità sta sempre nel mezzo. Le ha detto qualcosa al termine dell'incontro nello spogliatoio? L'ho rincuorato, gli ho dato la mano come ho fatto con tutti i giocatori. Lui deve stare sereno, ha la mia fiducia, la fiducia della società. La squadra è con lui perché l'hanno sostenuto durante la gara, quindi è chiaro che non è facile, perché per un portiere esperto fare errori e pagarli diventa poi gestirli difficile, figuriamoci per lui. Quindi in questo senso dovremmo essere bravi noi dall'esterno a tranquillizzarlo. Buonasera mister, Gerardo Guarile di Serie D 24. Lei ha parlato di cattiveria prima. La Gelbison, a quanto pare, almeno dal punto di vista offensivo, ne ha avuta di più segnando 2 gol. C'è un po' di rammarico per quelle 2 occasioni nitide capitate a Maio e Persano? Cioè, sarebbero state, diciamo, soprattutto quello di Maio, un gol importante che avrebbe riaperto la partita. Penso che la chiave della partita sia stata proprio quella, perché poi alla fine, vi ripeto, perlomeno non voglio essere un visionario, ma la Gelbison, che ribadisco è una squadra forte, non siamo stati inferiori. La differenza l'hanno fatto lo sfruttare gli episodi che citavi tu poc'anzi. Loro con cattiveria hanno fatto 2 tiri, è arrivato un proiettile in porta. Noi siamo stati poco lucidi, poco cattivi, quindi soprattutto nell'occasione con Persano, perché l'altro è stato un tiro cross e anche lì dobbiamo attaccare meglio l'area. Non può passare sta palla senza che nessuno tra tante gambe cerchi di toccarla. Quella di Mattia Persano è stata un po' più clamorosa, anche perché lui aveva controllato bene la palla, Sal non poteva subentrare, altrimenti avrebbe fatto rigori, quindi là quantomeno inquadrare lo specchio della porta, e là dobbiamo migliorare, perché i grandi in questo senso devono darmi una grande mano, perché la squadra, come vedete, quando facciamo le sostituzioni entrano under su under, quindi a loro non perché non lo stanno facendo, ma devono alzare in questo senso l'asticella, più cattiveria, più leadership, soprattutto nei momenti particolari.